Nella prima seduta del Consiglio regionale dopo le elezioni nei comuni si parla molto di ambiente. Vengono approvate delle norme che ora danno la possibilità di proseguire l'attività estrattiva nelle cave in esaurimento. Si tratta di aree interne ai giacimenti. Favorevole la maggioranza, si astiene o non partecipa al voto l'opposizione di centrodestra, contrario il Movimento 5 Stelle. E poi via libera ai bilanci di ARPAT, quello preventivo del 2022, che però oggi suona un po' strano, e quello per il 2023 invece di Ente Terre Regionali. In aula ascoltiamo anche la comunicazione dell'assessore sul piano per la qualità dell'aria. Faremo poi la sintesi con interviste e commenti degli altri atti approvati e degli argomenti discussi. Parleremo dunque del rendiconto del Consiglio regionale, che prevede con voto unanime di tutti i consiglieri di destinare una parte delle risorse all'emergenza in Alto Mugello. E parleremo anche del protocollo d'intesa che la Regione Toscana siglerà con quella di Kiev. E poi in questi giorni ci sono stati molti eventi che hanno coinvolto direttamente il Consiglio regionale. Uno ha un grande valore: il ricordo, 30 anni esatti dopo, della strage di Via dei Georgofili. Rivivremo le fasi salienti delle diverse celebrazioni, ascolteremo alcune preziose testimonianze. Questa puntata di Regionando va in onda nei giorni della Repubblica, il 2 giugno, è la festa della nostra democrazia, della Costituzione che compie 75 anni, e anche i consiglieri regionali l'hanno celebrata nei loro territori partecipando alle iniziative istituzionali e spesso incontrando i più giovani per parlare loro proprio della Costituzione. L'Aula ha approvato il rendiconto del Consiglio regionale per il 2022. A favore ha votato la maggioranza, la Lega si è schierata contro e Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Con un documento presentato dalla consigliera Tozzi e votato da tutti si punta però a destinare nuove risorse dell'avanzo libero di amministrazione ai comuni colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi nell'Alto Mugello. Pensate, nel comprensorio ci sono state circa 200 frane. Oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica, diciamo, si trova sui temi, sulle necessità e sulla concretezza, possiamo fare anche dei piccoli, direi anche dei piccoli capolavori, perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini. Quando questo accade e lo si fa in modo unanime, io credo che dobbiamo essere soddisfatti tutti quanti. Qualche numero allora del rendiconto: le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite ammontavano a oltre 29 milioni, sono poi salite a 38 milioni. L'avanzo di amministrazione di circa 1.700.000 euro registra una tendenza positiva. Ascoltiamo il giudizio del Presidente e del Vicepresidente della Commissione Controllo. Ho sollevato personalmente come Presidente un doppio problema. Da una parte avanza 1.700.000 euro ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio, che risente ancora di un ritardo negli investimenti soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri. Ma soprattutto ancora una volta la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione, che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani. Come al solito quindi il Consiglio non può entrare nel merito, ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine e di ratifica di scelte fatte da altri. È un consuntivo che ci parla di una gestione attenta, oculata e che guarda anche al futuro. Le risorse che vengono assegnate al Consiglio regionale dalla Giunta, che ammontano al 98% del bilancio del Consiglio, sono risorse che sono costanti negli anni, quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa. Non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica, anche dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio una per tutte, cito il risparmio di 300.000 euro sulle utenze. L'attacco più duro arriva dalla Lega, che vota contro il rendiconto e contesta che vi sia sempre un avanzo di bilancio. Sostiene in pratica che questo è originato da una cattiva programmazione. È bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo. Abbiamo in particolar modo evidenziato invece che una parte di queste risorse sia spesa per avere a disposizione dei consiglieri regionali fondi
per le proposte di legge. Le proposte di legge, che sono un diritto dei consiglieri regionali, se non hanno le gambe, cioè se non hanno le risorse per poter essere poi effettivamente portate in fondo, non hanno senso, perché sono un diritto sostanzialmente negato. Da questo punto di vista abbiamo anche presentato un ordine del giorno che però è stato ritirato, perché ci ha rassicurato il Presidente del Consiglio e lo stesso Ufficio di Presidenza che quella bozza che è a disposizione del Consiglio da parecchio è ormai in fase di gestazione finale e sarà rapidamente portata all'approvazione per individuare risorse importanti per i progetti di legge per i consiglieri regionali. Su questa linea anche la contestazione della capogruppo del Movimento 5 Stelle. Il rendiconto ha sempre una grave lacuna, quello di mancare di dare risorse ai gruppi, ai partiti dell'opposizione perché possano finanziare delle loro proposte di legge. In questa regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa. E questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione ma alla democrazia, perché anche gli eletti della minoranza, delle opposizioni hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi carta straccia. Fa quarrato invece la maggioranza, che risponde anche a queste critiche. Un atto importante che ne determina da una parte un avanzo di amministrazione importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza, se penso alle iniziative rivolte ai giovani, penso alle associazioni, penso al mondo della cultura, dello sport. Quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani e il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana. Nel contempo, grazie all'atto approvato dal Consiglio regionale, vengono messe da parte delle risorse per sostenere e aiutare le popolazioni del Mugello che sono state colpite dalla forte alluvione che ha coinvolto ovviamente la Romagna ma anche un pezzo importante della Toscana. Una nuova legge regionale consentirà adesso la ripresa delle attività estrattive anche in alcune cave dismesse. Ci sono però delle condizioni necessarie. Ci sono tutta la in Toscana tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto il ripristino ambientale che seppur previsto per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto qui ad analizzare, sono rimasti lì come sono. Passando per l'autostrada ne vediamo moltissimi anche nei nostri territori. Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore ai soldi, diciamo così, che costerà il progetto di ripristino. Abbiamo, naturalmente escludendo i materiali ornamentali, perché in alcune parti del nostro territorio, nel nord della Toscana, per esempio Carrara, diventava un problema se si autorizzava ancora di più questa cosa. Invece è proprio fatto per dire, vabbè, chi c'era prima non ha avuto la possibilità, per qualunque motivo, ripeto, di metterlo, di bonificare questo terreno, di renderlo paesaggisticamente, dal punto di vista della sicurezza, coerente con quel paesaggio. Diamo a chiunque ne faccia richiesta, i comuni danno a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di ripristinarlo dandogli una compatibilità economica con l'estrazione. Fin qui la spiegazione delle nuove norme che dà la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, motivazioni che convincono tutta la maggioranza. Ma per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa, che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi, ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano, diciamo, di essere diseconomici, e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali, quindi richiesta dai territori e quindi, diciamo, sostenuta con forza anche dal nostro partito. Rimane un po' anacronistica, diciamo, un punto di vista molto ideologico dei 5 Stelle, che contrari a tutti anche su questo aspetto, vorrebbero, diciamo, un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. Dal Movimento 5 Stelle è arrivato un voto contrario. L'articolo 31 bis che è stato inserito nella normativa di fatto è un metodo per derogare alle leggi che la Regione Toscana stessa ha fatto.
quindi di permettere di nuovo di fare delle estrazioni arrivando fino al 30% della quota prevista precedentemente nelle cave che già da 5 anni sono state dismesse perché hanno raggiunto il loro obiettivo. E tutto questo, lo scopo ufficialmente, è per riuscire a trovare il denaro per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza. Denaro che doveva già essere trovato durante la vita della cava stessa, anche perché ha prodotto nel frattempo utili alle aziende, alle ditte che hanno lavorato all'interno di queste cave, e invece adesso, diciamo, con questo escamotage normativo si ritrovano ad essere riattivate. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della Regione Toscana, perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa lapidea come qualcosa che andrà a esaurimento. Fratelli d'Italia e Gruppo Misto si astengono. La preoccupazione è duplice: da una parte il fatto di non avere contezza piena di quello che succede sul territorio, perché è vero che sono i comuni che prevedono i siti che sono in esaurimento e possono essere oggetti di piani di riqualificazione, ma secondo una dizione che non è semplicissima da leggere, ovvero sia con limitate potenzialità residue del sito estrattivo, che non si capisce bene cosa voglia significare in italiano, almeno dal nostro punto di vista, perché tutti i siti estrattivi sono teoricamente esauribili e quindi c'è un livello di discrezionalità che a noi non piace. Per la Lega, che non partecipa al voto, è anche una questione di metodo. Il provvedimento sulle cave viene licenziato dalla Giunta nell'ottobre del 2022, viene successivamente preso in considerazione a livello di illustrazione da parte delle commissioni nel novembre del 2022, poi tutto si ferma, tutto non va avanti e improvvisamente invece si riattiva nel maggio, a fine maggio, a seguito di emendamenti del PD. E addirittura in un quadro dove le due presidenti hanno inteso incontrare questi riferimenti importanti, non si capisce se come presidenti di commissione o come esponenti del Partito Democratico, visto che personalmente riterrei più corretto incontrare questi riferimenti all'interno delle commissioni, non credo che ci fossero elementi di urgenza alla luce del fatto che si è aspettato tanti mesi per poi dare un'accelerata, e quindi questa situazione è assolutamente ingiustificabile. Sono anche altri gli argomenti che hanno a che fare con l'ambiente, il territorio, i prodotti della nostra terra. Con le immagini, allora, torniamo alla visita di qualche giorno fa della Commissione Sviluppo Economico e Rurale alla tenuta di Alberese, il granaio lorenese, la selleria, l'allevamento di vacche maremmane, la villa granducale. Sono state alcune delle tappe principali della visita. Dalla trasformazione di questa azienda è nato Ente Terre Regionali Toscane, che raggruppa le aziende agricole di proprietà della regione, tenuta di Alberese, azienda di Cesa, la tenuta di Suvignano, e altre funzioni pubbliche come la gestione dei 110.000 ettari del patrimonio agricolo forestale, la banca della terra, i 100.000 orti, il coordinamento del sistema regionale di tutela delle agrobiodiversità. Il Consiglio regionale, allora, nella sua ultima seduta, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2023 e il piano di investimenti di Ente Terre Regionali. Nel piano di investimenti, spiega la Presidente della Commissione, Bugetti, per il 2023 è in programma il ripristino in sicurezza del patrimonio immobiliare dell'ente con alcuni interventi chiave. Sempre a maggioranza, ma con un solo voto contrario, quello del Gruppo Misto, il Consiglio ha approvato il bilancio preventivo economico e il piano di investimenti dell'Ente Parco Regionale della Maremma. Si tratta della miglior performance dei tre parchi regionali, commenta la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente. In una comunicazione poi l'assessore all'ambiente Monni ha parlato del nuovo piano per la qualità dell'aria. Gli obiettivi che ha dichiarato: portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti del valore limite di biossido di azoto e polveri sottili PM10, ridurre la percentuale della popolazione esposta ad alti livelli di ozono, mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone in cui i livelli sono ottimali. Il dibattito è vivace, ascolteremo le voci dei consiglieri per un argomento che certo riveste molta importanza. Infine, per controllare l'ambiente, naturalmente c'è ARPAT, l'agenzia regionale. Il Consiglio approva il bilancio di previsione, solo che si riferisce al 2022, situazione che effettivamente stride un po' e che provoca una reazione bipartisan di condanna.
Nei prossimi giorni la regione toscana e quella di Kiev sigleranno un protocollo d'intesa, lo annuncia il presidente della giunta Giani, che ricorda anche il gemellaggio tra la città di Firenze e quella di Kiev. Il fronte maggiore sarà quello sanitario. Tra le ipotesi, dice Giani, c'è quella di prevedere che i medici toscani possano prestare aiuto nelle strutture sanitarie in Ucraina. L'invio di macchinari e medicinali direttamente coinvolta è naturalmente la Commissione Europa. Alla fine vengono approvati degli ordini del giorno, uno è del PD e ha due obiettivi. Uno, la questione legata al monitoraggio che noi auspichiamo possa avvenire di questa intesa, di questo lavoro che nascerà dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa e che noi proponiamo possa attestarsi all'interno delle attività della Commissione Politiche Europee. E poi un richiamo un auspicio che l'Europa, l'Unione Europea possa avere sempre un peso maggiore negli sforzi per arrivare a una conclusione della guerra originata da una inaccettabile e ingiustificabile invasione da parte della Russia. Anche il Movimento 5 Stelle presenta un proprio documento che viene approvato. Nelle parole della capogruppo c'è una critica alla posizione della maggioranza. Trovo incredibile che all'interno di questo documento non venga fatto un ampio preambolo sul ruolo che la regione toscana può avere all'interno dell'oblast di Kiev, ma non soltanto, per la promozione della pace e di un percorso diplomatico alla soluzione di questo conflitto che sta vedendo morte e distruzione in Ucraina, ma non soltanto e soprattutto minaccia alle fondamenta quella che è la sicurezza, il benessere e la pace di tutta l'Europa e non soltanto. Questo è un aspetto politico che mi ha molto colpito, mentre invece soprattutto il Partito Democratico può e deve fare di più per la promozione della pace, invece che con l'invio armi come è stato invece fatto a livello nazionale. Sotto l'aspetto istituzionale e amministrativo c'è da dire che è impensabile riuscire a fare cooperazione internazionale laddove non si è nemmeno inserita l'azione su Kiev all'interno della propria programmazione. In generale ci sono molti punti d'intesa tra quello che dice il presidente Giani e i gruppi di centrodestra, che tuttavia non partecipano al voto perché avrebbero voluto un testo unitario. Ecco il capogruppo di Fratelli d'Italia. Ci auguriamo che quella fase post bellica, che speriamo arrivi quanto prima, possa vedere la Toscana protagonista anche da un punto di vista commerciale ed economico. La ricostruzione di un paese è un'occasione per i nostri operatori per portare in Ucraina, in questo caso nella regione di Kiev, il nostro know-how, i nostri imprenditori, i nostri investitori e a caduta generare un guadagno, un vantaggio, un aiuto economico anche per le aziende della Toscana. L'auspicio è che tutto questo avvenga in sinergia con il governo nazionale e non in concorrenza, ma siamo sicuri che il presidente Giani saprà rapportarsi con chi di dovere a Roma. Questa puntata di Regionando va in onda per la prima volta il 2 giugno, è la festa della Repubblica, è la festa della Costituzione. Il Presidente, gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza e un po' tutti i consiglieri hanno partecipato alle molteplici iniziative sul territorio in questi giorni e hanno incontrato tanti giovani per parlare della Costituzione. Ai valori della nostra Carta si ispira anche l'impegno nel condannare mafie e illegalità. A 30 anni dalla strage di Via dei Georgofili, nel cuore di Firenze. Una giornata emozionante, una giornata che segna la voglia della nostra regione di essere sempre alla parte giusta della storia. La Toscana è sempre stata terra di diritti, una terra che non si è voltata dall'altra parte, una terra che ogni giorno con l'impegno di ciascuno di noi dice che le mafie devono stare lontane. Non è semplice, sappiamo che è una battaglia complicata, che serve un cambiamento culturale da parte di tutti, però come diceva il giudice Borsellino, parlatene, tenete alta l'attenzione perché oggi sicuramente la mafia non è contenta che stiamo parlando di tutto questo. Siamo qui uniti per dire che continuiamo tutti i giorni in modo forte, convinto, sinergico tra le varie istituzioni la lotta contro la mafia. Abbiamo collegato idealmente la strage di Capaci con la testimonianza che la vedova Montanaro ha svolto in consiglio regionale
a questo momento di riflessione veramente importante di fronte al monumento per la memoria delle vittime di Georgofili. L'attentato a Firenze nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 provocò 5 morti e numerosi feriti e un danno enorme al patrimonio storico della città. L'anno prima erano stati assassinati i giudici Falcone e Borsellino e gli agenti delle loro scorte. La vedova di un poliziotto ucciso a Capaci ha incontrato i ragazzi del Parlamento degli Studenti e sullo sfondo c'era anche la carcassa della auto usata dal giudice Falcone. I ragazzi devono essere diversi da noi, devono essere curiosi, si devono fare delle domande e capire perché nel nostro paese è successo tutto questo. E quindi devono essere dei ragazzi coraggiosi e mai girarsi dall'altra parte. Alle iniziative partecipa anche Pif, l'artista, attore e regista, spiega che bisogna adeguare il linguaggio per parlare oggi di lotta alle mafie e legalità. Bisogna rinnovare sempre il modo di raccontarlo, perché cambia appunto la mafia, cambia anche le persone che ti devono ascoltare, cambiano, cioè, le nuove generazioni. L'altro ieri a Palermo facevo questa riflessione che quando uscì La mafia uccide solo d'estate era considerata una cosa molto innovativa, il modo di raccontarlo magari temo che 10 anni dopo non sia così innovativa e diventerà vecchia anche quello, quindi si dovrà sempre rinnovare il modo di raccontare. È un impegno condiviso quello delle istituzioni regionali per conservare la memoria e contrastare ovunque l'azione delle mafie sempre più invasiva anche nella nostra regione, ed è un percorso fatto in comune anche con Libera, il suo referente, il presidente dell'Osservatorio regionale della legalità. Questo impegno dura ormai dal 1995, da una stagione appunto estremamente prossima a quella drammatica delle stragi, in cui abbiamo visto vacillare la democrazia italiana e di conseguenza abbiamo preso coscienza che proprio a partire dai valori democratici, in primis il valore dell'associazionismo in quanto tale, bisognava trovare le dinamiche e i tempi di contrasto alla malavita organizzata di stampo mafioso. Libera Toscana si sta muovendo in questo solco con l'aiuto delle istituzioni e con la regione, i progetti si moltiplicano. Anche stavolta qui a Palazzo del Pegaso, che è la sede a Firenze del Consiglio regionale, trovano spazio e visibilità tante iniziative sui territori di vario genere, naturalmente di valorizzazione dei prodotti tipici, di cultura, di arte, di spettacolo, di folklore, di tradizione. Una sintesi, ma ogni giorno naturalmente nei nostri telegiornali sono raccontate più nel dettaglio. Il comune di Follonica compie 100 anni, ci saranno una serie di iniziative per celebrare l'evento. Ci sono anche un libro e un docufilm che vengono presentati qui, il sindaco della città. Noi l'abbiamo inteso non come un'iniziativa, come dire, autocelebrativa, ridondante o retorica, ma come un'occasione per, come dire, riflettere, anche problematizzare un po' quella che è stata la nostra vicenda, che è una vicenda particolare, quella di una città tutto sommato giovane, nata nell'Ottocento e nata fisicamente forgiata nella fabbrica. Prima Follonica era la fabbrica. Marina Pratici, docente e critico letterario, nella sua opera Fotologia dell'ombra, ci fa rivivere il 1922, un anno che lega le opere e le storie di 4 grandi autori: Pierpaolo Pasolini, Thomas Eliot, James Joyce e Marcel Proust. Il presidente del Consiglio regionale allora prende spunto da questa iniziativa per rilanciare un impegno per la cultura. Perché investire in cultura vuol dire investire in libertà. Troppo spesso ci sono ancora in tante parti del mondo, ma direi anche della nostra Europa, in cui si tende a limitare la costruzione di cultura, di pensiero libero, e in un tempo come questo invece ne abbiamo più bisogno. E poi c'è stato il Cammino dei Sette Ponti, manifestazione di questo fine settimana in un territorio bellissimo, nei comuni di Reggello, Castelfranco Pianisco, Toro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Castiglion Fibocchi. Il percorso è di 70 km, ricalca il tracciato dell'antica Casse, a strada che i pellegrini percorrevano per andare a Roma, in un'area compresa tra le province di Firenze e di Arezzo. Noi invece con Regionando ci rivediamo tra una settimana, a partire da venerdì 9 giugno, sempre alle 21:10, sempre dopo il TG della sera.